Salve a tutti e bentornati su StarCast, io sono Sangler e oggi andrò a commentare un'altra partita di StarCraft 2. Si tratta del Game 4 della finalissima per il terzo e quarto posto di questo Red Bull Battlegrounds. Nell'angolo in alto a destra c'è il giocatore Protoss di colore blu, Startail Squirtle. Qui dice Startail, ma si tratta senza alcun dubbio di Squirtle. Sta semplicemente usando l'account del suo team perché, essendo un giocatore coreano, non aveva un account nordamericano, che sono proprio i server dove si è giocato questo Red Bull Battlegrounds contro il suo avversario. Nell'angolo opposto è il giocatore Zerg di colore rosso, Millennium Stefano. Tra l'altro rosso, siamo abituati a vederlo rosa Stefano, però durante tutto questo Red Bull Battlegrounds, anche di recente all'MLG o ai VCS, abbiamo visto Stefano scegliere il colore rosso, quindi forse si è convertito al comunismo, non si sa, non c'è dato saperlo. Sta di fatto che non prende più il colore rosa, ma al momento questi due giocatori si hanno il good luck and have fun. Sono ancora in un clima molto amichevole, nonostante ci siano un bel po' di soldini come premio. Vi ricordo che appunto il terzo posto se ne porta a casa 4.000, mentre il quarto posto solo 1.600, quindi nessuno di questi due giocatori vuole perdere la possibilità di portarsi a casa un cospicuo, un premio cospicuamente più grande rispetto a quello che potrebbero avere se prendessero il quarto posto. Ovviamente entrambi hanno già assicurato come minimo i 1.600 euro del quarto posto, ma vogliono sicuramente portarsi a casa il premio molto più succulento del terzo posto. Abbiamo visto il game 1, sto per dare degli spoiler, piccolo warning. Nel game 1 abbiamo visto Stefano vincere in maniera abbastanza decisiva con un PVZ super late game. Ha abbandonato il suo stile solito, che è quello di andare all in su tre basi, e ha preferito andare immediatamente per degli upgrade dell'attacco in mischia. Vedremo se Squirtle mi farà la stellina. Ecco la stellina di Squirtle. Me la fa sempre la stellina. Squirtle l'adoro. Mi ha fatto anche un pentagono, suppongo che fosse. Ma mi fa sempre la stellina. Quello che dicevo, il game 1, Stefano ha deciso di saltare completamente la pressione con le blat che fa, è solito fare, al proprio avversario nel mid game, per prendere immediatamente degli upgrade per gli attacchi in mischia delle proprie unità, che beneficiano enormemente i patriarchi, che, perché i broodling beneficiano degli upgrade, sono proprio unità da mischia. Adesso Stefano nel game 2 invece ha perso, perché ha provato lo stesso stile, però la mappa era diversa. La mappa era Valle Sepolta, sì, mi era un attimo sfuggita di mente. La mappa era Valle Sepolta, le posizioni erano in verticale, quindi Stefano non è riuscito a arrivare al late game, perché Squirtle è stato bravissimo a mettergli giù tantissima pressione con dei timing attack, con degli immortali e delle unità dei portali, quindi delle gateway units. E Stefano non è riuscito a resistere a quella pressione. Poi la mothership ha segnato la fine di Stefano nel game 2, ma Stefano si è ripreso benissimo nel game 3, dove è tornato al suo stile tipico, è andato a mettere tantissima pressione al proprio avversario con tantissime blatte nel mid game verso gli 11-12 minuti, che è il suo stile tipico. E Squirtle si era appena preso una espansione, una terza base, quindi non si aspettava quello stile, dopo che Stefano per due partite consecutive aveva deciso di forfettarlo. Pensava probabilmente che Stefano stesse andando nuovamente per il late game. Squirtle voleva essere pronto, ma la sua terza base è arrivata troppo in fretta, non è riuscito a resistere all'all-in di Stefano, proprio perché aveva quei minerali spesi in quel Nexus piuttosto che non in altri portali, in altre strutture che producessero unità e in unità stesse. Ma in questo game vedremo come andranno le cose. Trattandosi di una best of 5, questo potrebbe benissimo essere l'ultimo game. Se Stefano dovesse riuscire a portarsi a casa la vittoria in questa partita, non ci sarà un game 5, Stefano si aggiudicherebbe il premio per il terzo posto. Ma se Squirtle dovesse vincere lo scontro qui su Regno delle Nuvole, mi stava sfuggendo di nuovo il nome della mappa, se Squirtle dovesse vincere lo scontro qui sul Regno delle Nuvole, si andrebbe al match finale, ovvero il quinto game di una best of 5, che è sempre una situazione molto tesa, perché a quel punto si trasformerebbe in una best of 1. Questo Zergling sta ancora inseguendo la prima sonda di scout per Squirtle, che era riuscita a ritardare l'espansione naturale di Stefano con un pilone, e a ritardare anche la sua terza espansione senza pilone, ma solo grazie all'harassment dato da quella sonda che si metteva sotto il drone, proprio quando il drone stava cercando di mettere giù il vivaio. Quindi Squirtle è riuscito a tenere quella sonda viva
senza spendere minerali per mettere giù piloni, ma ritardando comunque la costruzione di quel vivaio. Adesso Squirtle si muove verso la base del proprio avversario con due zeloti. Di solito vediamo invece che due zeloti un persecutore, o uno zelote un persecutore. Questa volta si trattano di due zeloti, una scelta un po' rischiosa, perché qualora Stefano dovesse decidere di andare a creare tanti zergling, gli zeloti si muovono più lentamente degli zergling, quindi non avrebbero dove fuggire. Sì, ne farebbero fuori un bel po', ma non sarebbero in grado di fuggire, quindi perderebbero sicuramente Squirtle perderebbe sicuramente i minerali di questi zeloti. Ottima micro da parte di Stefano, che vedete protegge la regina con i droni, vuole che gli zeloti attacchino i droni, ma senza perdere alcun drone riesce a far a evitare che questi zeloti attaccassero la regina, ma attaccassero quei droni. Però potete vedere che Stefano ha perso solamente un drone, credo, in quello scambio. No, si tratta di due droni in quello scambio, però è riuscito a portarsi a casa uno zelote, quindi 100 minerali per 100 minerali per questi due giocatori. Poi quello zelota si è portato a casa anche uno zergling che si trovava qui, quindi si è portato a casa leggermente un po' più di risorse in unità persa. Adesso Stefano decide di fare tantissimi zergling, quindi penso voglia essere aggressivo con questo, o ha semplicemente timore di un all-in da parte di Squirtle, perché non è normale che un giocatore zerg così presto in una partita cominci con la produzione di così tante unità. Se guardiamo invece all'interno della base del giocatore Protoss Squirtle, abbiamo la ricerca del portale dimensionale completa, tre portali dimensionali in produzione e una fabbrica robotica poco più della metà di costruzione. Quindi al momento Squirtle non sta cercando di essere troppo aggressivo, ma Stefano è riuscito a scoprire questo proxy pylon, riesce a prenderlo giù perdendo qualche zergling, ma sicuramente questo fermerà le possibilità di aggressione da parte di Squirtle, che a questo punto si trova solo questi zeloti. Ma basteranno davvero queste tre blatte per uccidere quegli zeloti, anche se il DPS, ovvero il danno per secondo di una blatte, è molto inferiore rispetto a uno zelote. Infatti qualora non dovessero essere micrate, uno zelota riesce a uccidere una blatta in uno contro uno. Stefano di certo non starebbe lì a non micrare le proprie unità, e le blatte, essendo un'unità a di attacco a distanza, possono semplicemente chitare quegli zeloti, ovvero possono colpirli mentre si muovono, così da evitare di essere colpiti a loro volta. Ovvero, cosa vuol dire kitare? Vuol dire, appunto, viene dall'inglese to kite, e il kite in inglese è l'aquilone, e il concetto è praticamente lo stesso. Considerate come se ci fosse un filo tra una unità a distanza e una in mischia. Quell'unità in mischia cerca sempre di raggiungere l'unità a distanza per andarla a colpire, ma l'unità a distanza continua a arretrare, fermandosi di tanto in tanto, dando un colpo, e così l'aquilone non riesce mai a raggiungere il tizio che lo sta tenendo. Quella è la metafora. In realtà si tratta appunto di attaccare unità da mischia con unità a distanza, o comunque unità che hanno un raggio maggiore rispetto a unità che hanno un raggio inferiore, senza mai ricevere colpi indietro. Questo è il termine chitare. Ma vediamo che Squirtle nuovamente sta andando per una espansione molto veloce. Questa volta Stefano aveva messo giù la propria colonia delle blatte, la camera evolutiva, come ci avrebbe fatto intendere il suo stile di maxarsi di roccia tra circa un minuto. Però sta anche aggiungendo a questo punto una fossa di infestazione, quindi forse deciderà di andare a late game nuovamente anche un'altra camera evolutiva. Però ha già preso di più uno all'attacco a distanza per le proprie blatte, quindi uno stile che non abbiamo visto in nessun game finora per Stefano. Continua a produrre droni e si prende una quarta base in risposta alla terza del giocatore Protoss. Fa benissimo, perché come tutti sappiamo i giocatori Zerg devono sempre stare di una base al di sopra del proprio avversario, altrimenti cadono indietro di economia, e non avendo le unità più cost efficient del gioco hanno bisogno semplicemente di molta più roba, così da sopraffare il proprio avversario in momenti in cui le armate non sono al pari. Infatti un'armata 200 su 200 Zerg contro un'armata 200 su 200 Protoss non ha molte speranze. Il 200 su 200 Protoss vincerebbe quasi in ogni caso, forse in casi estremi dove non c'è nessun tipo di micro fatta è probabile che anche un'armata Zerg 200 su 200 possa combattere, ma essendo trattandosi di partite di giocatori professionisti vi assicuro che non ci sarebbero mai situazioni di quel tipo. Quindi un'armata 200 su 200 Protoss riuscirebbe a battere a occhi chiusi un'armata 200 su 200 per uno zerg, ed è proprio per questo motivo che gli zerg vogliono un'economia migliore per fare il cosiddetto 300 su 200 push. Che cosa si intende con un push su 300 su 200? Si intende che una volta che si è maxati a 200 su 200 di supply, si tengono in banca tantissimi soldi, tantissimi minerali, tantissimo gas e poi tantissime larve, così che mentre si attacca, ogni volta che un'unità muore si mette subito in produzione un'altra unità, così che l'avanzata dell'unità Zerg sia continua senza mai fermarsi, continui a colpire sempre il proprio avversario con almeno altri 100 supply di unità, ed è per questo che si chiama un push 300 su 200.
Ma torniamo un attimo a vedere in questa partita le scelte di questi due giocatori. Stefano continua a cercare di fare dei danni per quanto possibile, ma se diamo un'occhiata alla tabella delle unità perse, Squirtle al momento si è difeso egregiamente, ha perso decisamente di meno del giocatore Zerg, ma a questo punto ci sono tantissime unità per Stefano pronte a attaccare la terza base del giocatore Protoss. Dobbiamo vedere dei force field, i force field sono molto buoni, riescono a intrappolare tantissimi Zergling, non hanno più dove scappare, ma riescono a trovare dei piccoli antri, delle piccole nicchie dove riescono a rintanarsi e fuggire da questi force field. Di terra infestati vanno giù, ma non riescono a fare molto. Ottimo l'attacco su multipli fronti da parte di Stefano, l'abbiamo già visto in altre partite che attacca su multipli fronti, ma queste Blatt stanno facendo veramente tantissimi danni. Gli immortali per Squirtle vanno giù e a questo punto Stefano sta davvero punendo il proprio avversario di nuovo per questa terza base così veloce, anche se l'attacco è stato molto in ritardo rispetto a quello che ha fatto nel game precedente. Questa volta Squirtle non si aspettava sicuramente gli infestatori che con la loro Fangal Growth hanno impedito il blink di questi persecutori, che come vedete è stato ricercato, quindi quei 200 minerali e 150 di gas, ora non ricordo quanto costa il blink, ma quelle risorse usate per ricercare il blink sono andate sprecate in quell'ingaggio proprio perché c'erano gli infestatori. Io vi ricordo appunto che la crescita fungina evita e previene che gli stalker, i persecutori riescano a usare il loro blink, la loro traslazione, e quindi è stata una ricerca completamente sprecata in quel momento e non si aspettava di certo gli infestatori così veloci da parte di Stefano. Potete vedere la supply 200 per Stefano, 126 per Squirtle, che a questo punto sembra essersi difeso. Se diamo un'occhiata alla tabella delle unità perse, però ha perso di più, e se diamo un'occhiata alla tabella dell'economia è indietro ancora una volta di economia, perché Stefano a questa quarta base, ottimi force field anche questa volta, il primo colosso è sul campo di battaglia e questo colosso potrebbe essere quello che cambia le carte in tavola per questo game. Ma queste rocce stanno prendendo di mira questo Nexus, Squirtle deve assolutamente salvare questo Nexus, è già indietro di economia, non può assolutamente permettersi che questo Nexus cada. 100 HP, 50 HP, 18 HP, il Nexus va giù e le ultime Blatt riescono a fuggire per due Blatt. Se Squirtle avesse reagito un nanosecondo più in fretta, quel Nexus si sarebbe salvato, e adesso le Blatt si muovono anche all'interno della sua espansione naturale, cercano di andare nella main, ma ottimo il blink da parte di Squirtle che riesce a bloccare il passaggio, e questi colossi adesso si stanno davvero divertendo a distruggere tutte quelle Blatt. Ma un colosso si overextende un po' troppo, overextende, scusatemi, è un termine, è un po' un anglismo, nel senso che si estende un po' troppo, fa sì di arrivare in raggio di quei colossi, di quelle Blatt, scusatemi, e quindi è stato preso giù. Ma al momento Squirtle è davvero nei guai, potete vedere che ha perso di meno, ma ha decisamente meno economia, è circa la metà di quello del proprio avversario, e decide di andare all in con tutta la sua armata, tantissimi stalker col più 2 all'attacco, il più 1 all'armatura, un colosso, sentinelle in questa armata ce ne sono ben poche, credo ce ne siano solo, ce n'è una sola a dire il vero, due immortali però potrebbero veramente fare la differenza, ma questi corruttori potrebbero fare tantissimi danni a questo colosso, potrebbero addirittura prenderlo giù prima che quel colosso riesca a fare chissà cosa. Altre sentinelle vengono evocate ed è una scelta veramente ottima perché ha bisogno di quei force field. Squirtle, se vuole riuscire a vincere questo game, ha bisogno di tutto quello che può. Force field sulla rampa, arretra col colosso, lascia quei tuoi blink stalker, si riescono a prendere quei corruttori, non puoi assolutamente perdere questo colosso. Squirtle, crediamo ancora in te, devi riuscire a prendere questo game, così possiamo vedere un game 5, non perché io non tifi per Stefano o perché io tifi per Squirtle, ma semplicemente perché se Squirtle dovesse vincere questo ci sarebbe un game 5, tutti vogliamo vedere ancora più Starcraft. Ottimo l'harassment da questi Blink Stalkers qui sulla high ground, sull'altura dietro questa base. Questi Zerving cercano di andare per un fiancheggiamento mentre i Force Field sono nuovamente sulla rampa, ma Stefano di nuovo attacco da multipli fronti, guardate la completamente circondato questa armata Protoss. Gli Zerving dal lato riescono a ripulire quegli Stalker e probabilmente riescono a prendere quel pilone. Gli Droch da quest'altro lato hanno completamente distrutto tutti i corruttori, hanno distrutto il colosso, e a questo punto le opzioni di Squirtle sono sottili come non so che cosa, sono veramente tanto sottili, la vedo dura, è quello che sto cercando di dire. L'ultimo immortale va giù e a questo punto Stefano potrebbe vincere davvero solamente con Massaling. Al momento Squirtle non ha più abbastanza minerali, sta ricercando di prendersi la sua terza base, ma guardate quanta roba Zerg c'è sul campo di battaglia, si sta dirigendo tutta verso la base del giocatore Protoss. Squirtle, che come un eroe con tanto coraggio cerca ancora una volta di difendersi, ma a questo punto ha davvero pochissime opzioni. La sua supply è circa a metà di quella del giocatore Zerg, la economia è circa a metà di quella del giocatore Zerg, le unità perse favoriscono sì il giocatore Protoss, ma non basterà per vincere. Potete vedere pinnacolo maggiore, quindi patriarchi ancora una volta per Stefano, quasi in produzione, le ghiandole surrenali, il più 3 più 3, mentre Squirtle si trova solamente al più 3 più 1, quindi indietro di upgrade, sta cercando di mettere giù la fabbrica robotica che aveva perso durante il primo attacco. E a questo punto, se guardiamo la tabella delle unità, possiamo vedere 25 Zergling, 9 Blatt, 4 corruttori e 3 infestatori contro solamente 2 zeloti e 6 persecutori. E la situazione è veramente tragica per il giocatore Proto Squirtle, che comunque ancora non vuole mollare, sa che se dovesse perdere questa partita si porterebbe a casa solamente 1600 euro.
solamente $1,600, scusatemi, $1,600, dico solamente tra virgolette, perché comunque sono una cifra non indifferente, soprattutto se considerate che si tratta di una cifra vinta giocando un videogioco, e quindi va sempre bene, ma Stefano se ne porta sicuramente di più con quel suo bel premio da $4,000. Ma vedremo se Squirtle riuscirà a fare la magia. Sta continuando a evocare Sentinelle, che è la scelta giusta per guadagnare tempo, per essere difensivo. Quando si cerca di stare in difesa bisogna sempre evocare delle Sentinelle per usare i Force Field, per guadagnare tempo, per permettere a unità più forti come appunto i Colossi di uscire fuori. C'è già un altro Colosso, ma deve stare attentissimo. Quei Corruttori non sono più Corruttori, ma a questo punto sono Patriarchi, che è probabilmente anche peggio per il giocatore Protoss a questo punto, che è veramente con le spalle al muro. Potete vedere quanto stia cercando di bunkerarsi nella sua terza espansione, ma al momento in cui Stefano dovesse decidere di andare, questi Broodlord adesso sono pronti. Penso che questa sarà la chiave che dirà a Stefano di andare a dare il colpo di grazia al proprio avversario. Dobbiamo vedere dei Force Field perfetti, dobbiamo vedere un Blink che vada a prendere immediatamente questi Patriarchi, dobbiamo vedere veramente un misclick da parte di Stefano che lasci questi Patriarchi veramente esposti. E una volta che questi Patriarchi sono andati giù, Squirtle potrà far ripulire quasi facilmente questa armata Zerg grazie ai Force Field. È il Colosso, un altro Colosso è quasi pronto. Squirtle, devi trovare un angolo d'attacco veramente perfetto. Se l'angolo d'attacco per Stefano è anche solo leggermente in suo favore, come in questo caso l'angolo di attacco per Stefano è perfetto, potete vedere come tutte le sue unità siano in grado di attaccare. Arriva il GG di Squirtle, quindi Stefano è il nostro terzo vincitore di questo Red Bull Battlegrounds. Si porta a casa i $4,000, credo fossero 4,000, non vorrei dire cose sbagliate, ma sono giù di lì 4,000. Sicuramente sono più del quarto posto, che è quello che si porta a casa Squirtle. Comunque entrambi i giocatori bravissimi, bravissimo Squirtle, ci ha fatto vedere veramente delle partite meravigliose in questo Red Bull Battlegrounds. Bravissimo Stefano, già lo sapevamo che era bravo, ma ce l'ha dimostrato ancora una volta battendo uno dei Protoss più forti emergenti al mondo. Squirtle infatti è considerato uno dei Protoss più forti al momento, insieme a MC e a mi sfugge il nome, oddio, Parting, mi stava sfuggendo il nome, tra i coreani. Tra gli esteri ovviamente c'è Sase, che è considerato la promessa bianca dei Protoss. Dico bianca perché non coreana, appunto. Ma in ogni caso, quindi Stefano riesce a portarsi a casa il terzo posto, $4,000 per lui. Poi poco dopo questo evento andrà avanti ad ubriacarsi, a finire arrestato, l'avete letto sicuramente, al DreamHack a Stoccolma. È stato poche settimane dopo questo evento, quindi Stefano, spenderei $4,000 che ha vinto qui per ubriacarsi e venire arrestato a Stoccolma? Io non ho più niente da dire, perché già mi sto perdendo in chiacchiere inutili. Io vi ringrazio per la cortese attenzione, rimanete sul canale, molto presto vedremo delle piccole novità. Vi farò, vi ho promesso un vlog dove parlerò del futuro del canale, infatti ci saranno alcuni cambiamenti più o meno importanti, ma che di sicuro spero vi rendano eccitato quanto rendono eccitato me. Ho delle notizie in serbo per voi. Sì, non ho nient'altro da dirvi, quindi vi ringrazio tutti per la cortese attenzione. Io sono Sangler e alla prossima!